Siamo in Francia per parlare di terrorismo, perché voi sapete che nei giorni scorsi, proprio venerdì scorso, c'è stato un attentato proprio dalle parti dell'ex redazione di Charlie Hebdo ed è avvenuto nella stessa ora dell'attentato del 2015, intorno alle 11.30, ad opera di un pakistano di 18 anni. Allora, cerchiamo di capire, tocchiamo anche questo argomento della possibile recrudescenza del terrorismo, lo facciamo con il professor Paolo Magri, che è il direttore dell'ISPI, l'Istituto degli Studi per la Politica Internazionale. Buongiorno professor Magri. Allora, buongiorno a voi. In una pillola, diciamo, riassuntiva, c'è il rischio di una recrudescenza terroristica in Europa? Di tutto sentiamo il bisogno, tranne che di questo? Prima, parlando di Covid, avevate un sottopancia che diceva un virus con cui convivere. Ecco, lo rubo anche per parlare del terrorismo. Quello che è successo in questi giorni è un campanello d'allarme che ha avuto attenzione mediatica perché è un luogo simbolo, un momento simbolo, ma gli attentati non si sono mai interrotti, anche se noi non abbiamo parlato in questi anni. Certo, si è dimezzato il numero, si è raddoppiato il numero di quelli sventati, i morti sono un decimo degli anni 2015-2016. Ma solo la Francia quest'anno, in pochi mesi, ne ha avuti 5, 2 la Gran Bretagna e 1 la Germania. Perché succede ancora? Perché quelle cellule nei vari paesi di cui parlavamo anni fa ci sono ancora, perché non c'è più la terrorità in Siria e in Iraq, ma c'è in Nigeria e c'è nel Sahel, perché il web continua ancora ad alimentare, però è più sofisticato, non è più su Facebook, è su WhatsApp criptato, più difficile da trovare, e ci sono questi lupi solitari meno pericolosi, ma che continuano a colpire. E quindi non vuol dire che stiamo in una fase critica, vuol dire che non possiamo abbassare la guardia, e ci sono elementi di preoccupazione sullo sfondo. Cosa succederà dei 30.000, 40.000 prigionieri in Siria ed Iraq conquistati quando si è liberato lo Stato Islamico, e quando usciranno di galera quelli arrestati nei mesi scorsi con le nuove leggi. Hanno pene lievi, 2-3 anni, un po' alla volta usciranno, e questo è un'area di attenzione. Grazie professor Magri. Insomma, qui non possiamo mai abbassare la guardia, né da una parte né dall'altra. Direi di no.